Mi avete chiesto tantissime volte come ho creato il mio profilo colore, che tecniche uso, se vado a utilizzare il log e soprattutto quali sono le accortezze che uso quando vado a girare per ottenere sempre il file migliore possibile. Oggi ragazzi rispondiamo a tutte queste domande. Ragazzi, prima di passare al video dobbiamo parlare dello sponsor di oggi, che è Certi, che ha permesso di avere qui questo pacco e soprattutto il suo contenuto. Certi è una startup italiana che nasce con lo scopo di aiutare le persone ad acquistare prodotti usati online. E comprare con loro è facilissimo, vi basterà copiare il link al prodotto che volete acquistare su qualsiasi piattaforma d'usato, quindi subito.it piuttosto che Facebook Marketplace, e Certi si occuperà di tutto il resto, mandando una persona specializzata in loco che verificherà le reali condizioni del prodotto e vi aggiorneranno con messaggi e foto in modo che voi sappiate perfettamente cosa state andando ad acquistare. Inoltre gestirà il vostro pagamento e la spedizione, in modo che siete sicuri che il pacco vi arrivi a casa senza sbattimenti. Insomma, è praticamente facile come acquistare su Amazon, ma nell'usato. Figata totale, ragazzi. Benvenuti in questo video che sarà una guida slash tutorial per tutti coloro che utilizzano Sony, ma sono sicuro in realtà che molti di voi, anche se non utilizzate questo brand, potrete trovare dei consigli utili per poi andare ad aggiustare i vostri file e i vostri profili colore in base alla macchina che andate a utilizzare. Però principalmente, dato che utilizzo Sony, vi parlo della mia esperienza e quindi di come ho settato la mia A7 III e la mia FS5 Mark II. La prima domanda al quale andiamo a rispondere è se giro o meno il log. La risposta è no. Dopo 4 anni di utilizzo Sony posso garantirvi che, salvo casi eccezionali e soprattutto salvo FS5 Mark II, girare il log è solamente una perdita di tempo nel 90% dei casi. Le ragioni principalmente sono due. Il primo è il fattore 8 bit interno ed esterno dell'A7S2, dell'A7 III, dell'R4, insomma di tutta la serie alfa di Sony. Se invece parliamo del discorso FS5 Mark II, è qui che entra in gioco appunto l'Atomos che avete visto all'inizio del video, che mi permette di utilizzare il 10 bit effettivo quando vado a girare in log. E lì il discorso può cambiare. Il secondo motivo invece è il tempo. Colorare è sempre una delle ultime cose che faccio quando devo consegnare un video. E so in realtà che si potrebbero ottenere risultati pazzeschi utilizzando log, utilizzando DaVinci e andando a colorare tutti i file in un certo modo. Ma poi bisognerebbe andare a prenderle singolarmente e modificare ogni singolo parametro. E fidatevi, quando la consegna magari è una settimana dopo che uno ha girato o durante la settimana uno ha 6 o 7 consegne, mettersi lì clip per clip, magari su un video da 10-15 minuti, diventa un pochino lungo e tedioso. Quindi diciamo che nel corso del tempo ho cercato di creare il mio profilo colore migliore possibile per avere una clip di partenza ottima, ma che mi permette allo stesso tempo di agire decentemente quando poi si tratta di andare a post-produrre leggermente i colori. Ed è qui che entra in gioco il profilo colore HLG di Sony. La cosa che più mi piace del log in realtà è la gamma dinamica, perché i colori che poi si vanno a tirar fuori dipendono molto dalla nostra abilità nel saperli correggere, ed è anche qui un fattore di tempo ed esperienza. Io obiettivamente non sono un colorist, non ho mai avuto tempo di mettermi lì a imparare a fare una color come si deve. So cosa andare a toccare come singolo parametro, so leggere i waveform, so guardare tutto, ma non mi sono mai messo davvero lì a studiare per diventare questo. E quindi quando però si tratta di fare il filmmaker spesso si è da soli e non si ha tempo né soldi magari di mandare tutte le clip a un colorist che poi le va a colorare. In quel caso ovviamente girate sempre il log, perché probabilmente nessun colorist vi accetta clip non loggate. Tuttavia, per quanto riguarda invece un lavoro da one man band come la maggior parte di noi siamo, girare il log, ragazzi, è fondamentalmente rischioso ed è veramente una perdita di tempo pazzesca. Il profilo HLG di Sony arriva con tutta la nuova serie di generazioni di alfa, quindi la 7 III, la 7 R3, 4, insomma state vedendo una slide che vi fa vedere tutti i modelli che lo supportano. E perché vi voglio parlare di questo profilo? Questo profilo nasce in realtà per girare video in HDR, che tuttavia però è un po' un controsenso, dato che i video in HDR richiedono almeno 10 bit di profondità colore per essere utilizzati come si deve. E quindi l'HLG di Sony, girando in 8 bit, è un po' in mezzo. Ma dato che a noi l'HDR non interessa, e soprattutto ragazzi, fidatevi, è tutto un altro mondo che io stesso ancora non ho approfondito, utilizzeremo il profilo HLG e poi lo andremo a convertire in fase di montaggio per ottenere un risultato pazzesco per quanto riguarda i colori. Statemi a seguire. La cosa che più mi piace di questo profilo in realtà e il modo con cui i colori vengono interpretati dalla macchina. Abbiamo uno skin tone fantastico e lo riusciamo a utilizzare in tutta la sua bellezza qui con le nuove macchine Sony. State vedendo un po' di clip girate sia con la FS5 Mark II in 10 bit con l'Atomos, quindi in 422 e in ProRes, quindi al massimo della qualità possibile, sia delle clip invece fatte con la 7 III a mano libera interne. E come potete vedere la qualità è pazzesca.
ma soprattutto, come potete vedere, non sono assolutamente colorate ancora in post e guardate già quanto sono belle, quanto sono vivide e soprattutto quanto i colori rispettano la realtà. Ed è proprio questo il fattore che più mi piace di questo profilo, il fatto che il file esce fuori dalla macchina ed è già praticamente pronto per essere caricato su YouTube. E anzi, vi dirò di più, molti dei miei video su YouTube che avete visto nell'ultimo periodo da quando siamo qui nello studio nuovo sono girati esclusivamente in HLG e non sono assolutamente colorati, sono proprio presi e caricati. Fantastico. Ma come si setta l'HLG? È un profilo a colore come gli altri, quindi entriamo nei menu delle nostre Sony e andiamo a vedere come farlo. Sostanzialmente dobbiamo entrare dentro il profilo foto, che trovate appunto nei meandri del menu in questa pagina qui, e da qui andiamo nella sezione gamma e dalla sezione gamma impostiamo HLG. Ora, come vedete ce ne sono diversi. Qual è la differenza l'uno con l'altro? Sostanzialmente, ragazzi, la differenza fra HLG 0 e 4 è che più vai ad aumentare il valore dell'HLG, più aumenta il rumore e il range dinamico. Io scelgo l'HLG 2 perché è una via di mezzo fra un range dinamico abbastanza buono, anzi decisamente buono, e soprattutto un valore di rumore non assurdo. E fidatevi che per me questo qua è la gamma migliore con il quale iniziare. Tuttavia in descrizione vi lascio la possibilità di scaricare effettivamente il mio preset che utilizzo tutti i giorni con tutti i settaggi anche di tutti gli altri parametri. Altrimenti li potete mettere lì e creare il vostro. Io ci ho messo 2-3 giorni ma alla fine ho trovato il profilo colore che più mi piace, che è quello che state vedendo in questo momento, assolutamente non colorato. Ma quali sono quindi i benefici dell'HLG rispetto al log? Innanzitutto il valore di ISO. Con il log dobbiamo partire da 800 ISO o addirittura nelle vecchie macchine da 3200 e questo causava problemi e soprattutto l'obbligo di dover tirare praticamente sempre fuori un filtro ND e questo a lungo andare è un problema soprattutto se dobbiamo girare da soli e non abbiamo così tanto tempo di andare ogni volta a settare tutto quanto. L'HLG invece parte da un valore ISO base di 125, quindi capite che effettivamente il gioco già cambia completamente. Praticamente non uso più ND e chiudendo una lente da 2.8 a 4 o a 5.6 posso praticamente girare ogni giorno, tutto il giorno, con qualsiasi condizione di luce. La seconda cosa che mi piace di più in realtà è che alla fine dei conti nelle zone più scure l'HLG si comporta quasi meglio del log colorato e non andandolo poi a fare in post dove magari anche il tipo di software che si va a utilizzare incide proprio appunto sulla qualità e sulla nitidezza dei neri, mi sono trovato decisamente meglio a utilizzare l'HLG anche in condizioni notturne. Altra cosa fantastica, lo skin tone. Mi piace davvero tanto sia come rimane la mia pelle, sia come rimane la pelle delle altre persone che tendenzialmente filmo, come state vedendo in questo momento. Davvero davvero perfetto sia lo skin tone che la tonalità delle pelli anche quando sono più scure e quando sono più chiare. Insomma, il lavoro fatto da Sony è veramente incredibile e con questo profilo colori si riesce a ottenere il risultato migliore possibile. Altra grossa facilitazione è il girare effettivamente. Quando si gira in log, infatti, per chi di voi l'ha già fatto, dovete sempre andare a sovraesporre di due la vostra immagine e questo è un continuo rischio di andare magari a perdersi dei pezzi o soprattutto di trovarsi poi a casa con un file sottoesposto o sovraesposto, che quando poi si va a colorare bisogna andare ad agire con denoiser e quant'altro. Qui invece quello che vedete sullo schermo è quello che poi trovate sul computer, senza se e senza ma. E io giro sempre a più 0 o più 0,5 in base al fatto se voglio salvare o meno più zone d'ombra o più zone di luce. Tuttavia vi consiglio di impostarvi la zebra in modo che so che se vedo la zebra la zona è sicuramente bruciata e non la posso andare a salvare. Ma passiamo al montaggio. Come si gestisce l'HLG? Ragazzi, prima di andare nel panico vi faccio una piccola guida su Final Cut, che è il programma che all'inizio mi ha dato più problemi quando ho importato questi file HLG, perché infatti quando andate a importare quello che vedete è questo. E sì, sembra un file completamente bruciato da buttare via e insomma inutile. In realtà è semplicemente un piccolo settaggio di Final Cut che vi fa vedere il file HDR come andrebbe visto. Andando qui nelle impostazioni e settando sostanzialmente la conversione della clip da HDR a REC 709, vedremo la nostra clip perfetta come deve essere, quindi con le zone esposte correttamente come le vedevamo sul monitor prima. Non andate in panico, è solamente un piccolo settaggio, dovete cambiare giusto due impostazioni. A livello di color correction sinceramente poi non faccio molto, diciamo che l'unica cosa che vado a toccare ogni tanto è la possibilità di andare a cambiare qualche tonalità
nei miei colori. E dato che comunque, come vi ho detto, cerco di risparmiare più tempo possibile per quanto riguarda la color correction, perché è proprio una delle ultime cose che riesco a fare prima di consegnare un progetto, le cose che faccio alla fine sono due. La prima è andare leggermente ad aggiustare il contrasto cercando di sfruttare tutto il dynamic range della mia clip. Per quanto riguarda poi i colori invece, cerco semplicemente sempre di trasformare l'azzurro in un leggero azzurro acqua, non troppo, non da teal orange troppo spinto, ma cerco sempre di impostare un azzurro che non sia proprio il classico blu cielo piattone, e poi magari sulla pelle faccio qualche piccolo aggiustamento di saturazione o di tonalità in base al tipo di persona che mi trovo davanti. Ovviamente ragazzi, se però quello che volete ottenere è un look più cinematografico, magari andando ad aggiungere un po' di dramma o cambiando effettivamente molto i colori, vi consiglio questo plugin fantastico dell'Envision, sempre col codice sconto Simone Cioè potete acquistarlo, ed è perfetto per queste cose. Tra l'altro non solo ha un sacco di LUT integrati, ma vi permette anche di sistemare aberrazioni cromatiche della lente, dare un effetto anamorfico, insomma potete fare veramente un sacco di cose. È molto pesante, ma se volete ottenere un look unico è assolutamente il plugin migliore che potete utilizzare per ottenere delle color molto 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 cinematografiche. Ragazzi, quindi questo è quanto. Il profilo colore che ormai mi accompagna da 2 anni praticamente, da quando ho la 7.3, è questo qui, e mi trovo veramente da Dio. Se invece avete una Sony leggermente più vecchia che comunque supporta profili colore avanzati, quindi non a 6.000 o 5.100, perché loro purtroppo non hanno i profili colore, usate il Cine 4 al posto del Log. È comunque un profilo che riesce a ottenere risultati molto molto simili, ma avendo una clip già colorata e non dovendo poi in post impazzire con il Log. Che fidatevi, molte volte spesso si gira il Log per dimostrare di essere capaci a farlo, ma in realtà dopo che avete archiviato quella cosa e sapete utilizzare il Log, fidatevi che questa roba qua vi salva un sacco di tempo e soprattutto vi evita di smattare, perché un sacco di volte mi scrivete che non riuscite a colorare le clip e i colori non sono quelli che vi piacciono. Quindi lo so, si potrebbe fare molto di più sulla color correction, ma non sempre c'è tempo, possibilità e soprattutto soldi. Ragazzi, il video finisce qui. Se avete domande o qualsiasi dubbio, scrivetemi pure un commento, cercherò di rispondere a tutti quanti come faccio sempre. Io ringrazio ancora Certi che mi ha permesso di avere questo fantastico Atomos per girare in 10 bit 4K 120 fps con le FS5. È un'emozione fantastica poter girare con dei file del genere. Sono stato davvero felice di collaborare con Certi, perché è una realtà italiana, super giovane, sarda. Quindi andate in descrizione, informatevi, guardate il loro sito e soprattutto scoprite tutto quello che stanno portando avanti, le loro opportunità di lavoro che vi offrono e i costi e tutto quanto. Insomma, ragazzi, vi lascio tutto quanto in descrizione. Mi raccomando, supportateli e supportate il canale lasciando un like, iscrivendovi e attivando ovviamente la campanellina. Noi ci vediamo in un prossimo video.